Per questo nostro latte di soia express abbiamo preso 50 g di soia gialla, abbiamo messo nella pentola 1 litro d'acqua, abbiamo acceso il fuoco, abbiamo lasciato che la soia gialla si intenerisse e poi, quando l'acqua bolliva già da un po' e la soia era abbastanza tenera, abbiamo cominciato a frullare, come state vedendo, con un frullatore a immersione. Abbiamo continuato a cuocere il nostro latte. Continuiamo a frullare, continuiamo a sobbollire il nostro latte e quando ci sembra che tutto sia ben frullato e che si possa procedere alla separazione, lasciamo bollire ancora un po', vediamo che comincia ad avvenire appunto questa separazione e poi otteniamo gli scarti del latte di soia che non vengono buttati. Troverete qui nel nostro canale una ricetta, magari mettiamo il link qui sotto, di come potete riutilizzare l'Okara. Ecco, poi filtriamo il tutto, quello che rimane è appunto l'Okara, con il quale possiamo fare dei burger, altre cose, posso mettervi il link qui sotto magari, e il nostro latte di soia è pronto, è lì sotto, pronto da consumare.